Salve a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione nel mondo delle criptovalute e quindi bentornati qui sul canale per un nuovo appuntamento del TG Crypto. Partiamo subito con la Corea perché secondo Business Korea Samsung sta lavorando per implementare un wallet di criptovalute all'interno di Samsung Pay, il processore di pagamento della casa coreana. Esistono già diversi sistemi e applicazioni che permettono di spendere le proprie criptovalute su processori come Samsung, Apple Pay, Visa e Mastercard. Questo però sarebbe il primo caso di un'adozione diretta da parte di uno dei colossi del settore nei confronti delle criptovalute, che è sicuramente un buon segnale nel caso venisse confermato. Passiamo ora invece ad un altro colosso che si avvicina al mondo delle criptovalute e stiamo quindi parlando di AT&T. AT&T è il principale servizio di rete negli Stati Uniti, con milioni e milioni di utenti che da oggi, grazie alla partnership stretta con BitPay, potranno pagare le loro ricariche e i loro servizi telefonici tramite Bitcoin. E un nuovo piccolo passo nei confronti dell'adozione di Bitcoin lo fa nuovamente Microsoft, che dopo aver spostato l'attenzione sulla creazione di identità digitali tramite il progetto Ion, proprio sulla blockchain di Bitcoin, ora introduce il simbolo anche all'interno del famosissimo Microsoft Excel. Un piccolo passo, ma che sicuramente va a confermare quella che ormai è una lenta e silenziosa missione dell'importanza ormai di Bitcoin nel mondo digitale. E restando in tema di Bitcoin, andiamo anche a parlare della nuova proposta di miglioramento che prende per l'appunto il nome di Hirley. La proposta si impegna a ridurre fino a un massimo del 75% il consumo della banda da parte dei nodi e, come effetto, diciamo così, secondario, ridurrebbe anche l'efficacia degli attacchi di tipo timing nei confronti appunto della rete di Bitcoin. La proposta è stata divulgata, non ancora formalizzata, quindi come nei casi precedenti dovremo attendere tutto l'iter perché poi la community effettivamente l'approvi e poi venga implementata. Oggi è prevista la regolamentazione per i contratti future che sono scaduti il 31 di maggio, quindi oggi, diciamo così, vengono fatti i pagamenti. Maggio è stato un mese veramente positivo sia per i contratti future sia per Bitcoin, perché da una parte sono stati registrati, come dicevo anche in precedenza, i record di volumi per l'appunto sui contratti future del CME e dall'altra parte Bitcoin ha registrato i massimi annuali proprio nel mese di maggio. Il fatto che i contratti future abbiano registrato un record di volumi non è sicuramente una sorpresa, in quanto è ormai l'unico strumento a disposizione degli istituzionali che vogliono investire su questo asset, in quanto il CBOE ha interrotto l'erogazione di tale strumento finanziario e i ritardi di backed ed ETF obbligano tutti gli istituzionali a dover per forza andare sulla borsa del CME e aprire contratti future. Oggi viene anche lanciato da parte di OKLink, che è la società che sta dietro a OKX, uno dei più grandi exchange di criptovaluta al mondo, lo USDK, una nuova stablecoin ancorata al dollaro statunitense, grazie all'accordo stretto con la società di custodia Prime Trust. E in conclusione parliamo anche della pubblicazione da parte di Ernst & Young del loro codice per rendere anonime le transazioni sulla blockchain di Ethereum. La soluzione è stata chiamata Nightfall Ethereum e utilizza l'algoritmo Socrates ZK SNARKs, che consente per l'appunto di trasferire in maniera anonima token dello standard ERC20 e ERC721. Gli sviluppatori però avvertono il codice è ancora in forma sperimentale, pertanto siate cauti se avete intenzione di utilizzarlo. Anche per oggi siamo giunti a conclusione, io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alla prossima.